Ciao a tutti, benvenuti da Acid Bomb 636. Ho trovato download gratis. Sto cercando di scaricare Pokémon Unite. Ho visto che sta andando molto su Twitch. Ci sta giocando il Manzo, Real Marza, Zano e altra gente. Allora ho deciso di provarlo anch'io. Perché no? Scusate. Questo prodotto è disponibile nel tuo paese. Dio Madonna. E come cazzo di Troia l'hanno scaricato loro, scusa? E come faccio a impostare che io sono di un altro paese? Come si faceva? Aspettate. Già con la localizzazione. Togli il cazzo. Impostazione. Dove cazzo era? Aspettate. Infosistema. C'era di scrivere di dovere tutto un po' per forza. Display. C'era di scrivere Italia e altre cagate del genere. Per forza, no? Ma porco due si metteva di dove sono? Stato di sicurezza. Succhiami il cazzo. Ragazzi, arrivo, eh. Scusate un attimino. Schermata di blocco display. Sono le notifiche. Schermata come sfondo. Io campa. Protezione privacy. Protezione privacy. Permessi speciali, vaffanculo, succhiami le palle, no. Oh, regione. Giappone, porco due. Giappone ho messo. Gratis, no. E allora ci metto. San Marino. Marino. Ok, riproviamoci. Bloccato? Su. Porca di quella puttana. Era scaricato? Fai clic qui. Chiudi. Niente, su Play Store mi dice che la mia regione non mi fa scaricare Pokémon Faffanculo. Ma perché lo devo scaricare per forza da qui? Scusami. Download Pokémon Unite Android. Proviamo. Adesso di qua va. Ancora, non lo voglio da Play Store, maledetta troia. Se mi va sul Play Store è normale, Dio, ma santerrimo che non me lo dà. Un po' di logica, non è che ci vuole un genio. Io sono scema, perciò se ci arrivo io, dovrebbe arrivarci anche Google. Download, vediamo se mi arriva di nuovo. Su Play Store, massimo 533 mega ragazzi, e poi riuscirò a reactarvi Pokémon Unite o Unito come cazzo chiamerò. Ah, godo come una riccia di occhio. Continuo a non avere soldi per modificare le auto mentre c'è chi le caga da ogni orifizio, cioè. Sto cercando di fare soldi su soldi su soldi e continuo a non avere soldi su soldi su soldi. Comunque, vediamo di fare qualche missione del bunker, giustamente, cosa che non sto più facendo. Comunque, se volete, ora ve l'ho posto. Condividi. C'è su Twitch, figurati. Note. Vi posto il link. Arrivo subito. Ok. Incolla. Dio Vergine. Arrivo ragazzi. Cosa? Per voi, solo per voi, perché ci tengo.
Vi faccio vedere. Ora non so dove c'ho il PayPal, purtroppo. Seguirmi, italiano basso. Allora, intanto vi scrivo il link. Se voi andate su questo link, trovate quello che ora stanno reactando su tutti, su Pokémon Unite, si scrive, poi la pronuncia bene, non la so. Nella maggior parte dei posti non lo trovate, dovete fare un preordine o se andate su Play Store, non ve lo dà per la vostra regione, a meno che non siate al telefono in modi particolari, ma non ve lo consiglio. In questo caso, invece, lo scaricate. Basta abilitare il proprio telefono ad accettare applicazioni da esterno. Fidatevi, vi conviene. Lo stanno facendo tutti e volevo provarlo anch'io, perciò. Ora andiamo subito. Allora. Vabbè, io ve l'ho postato, ragazzi, eh. A me mi si è resettata di nuovo la chat perché fa schifo al cazzo. Però voi di sicuro non vi si resetterà. Vediamo un po'. Ah, già quasi scaricato, sono 533 mega. Poi lo provo e cercherò di reactarlo se c'è la possibilità. Ricordo ancora che vi ho appena linkato in chat la possibilità di giocare. Di scaricare appunto Pokémon Unite. Cioè, se io ordino l'aereo, no, se lo rompo non lo pago? Come si fa? Devo andarlo a prendere o mi arriva? Qui vicino le trovo di aerei dove sono io. Ma dove lo prendete di solito? Ah, porco due. No, lassù, la bassa. Questo nero? Ah, proviamo, grazie. La voce che sento. Cerca in tutte le chiavette contenenti musica, compreso. Puoi ascoltare le tracce musicali delle chiavette sul lettore audio. E dove le trovo? Qualcuno di voi lo sa, per favore. Ora poi lo cerco su internet. Non riesco a capacitarmi di dove trovare le chiavette. Ora mi sto arrabbiando. Ma dove? Non so se c'è qualche macchinina carina. Carina, macchinina, no. Ora volevo andare al bunker. Vabbè, aspetta un attimo. Aspettate. Purtroppo non sono come la maggior parte di voi che magari ha la possibilità di avere un computer, una troia a pagamento e altre cose. Io sono poverissima, remissima. Non ho manco gli occhi per piangere. Li ho innestati da poco. Se vi va, il problema è che a rischio il ban, se no vi farei vedere qualche film in compagnia. Sempre piacere, non guardare qualcosa da soli. Ora stiamo vedendo un film che si chiama Paul, bellissimo, divertente e stupido allo stesso tempo. Comunque, guardiamo se ci aiuta. Niente, devo accenderlo. Voglio trovare quelle cazzo di chiavette. Sono intestardita di brutta maniera. Voi sapete dove possono essere queste cazzo di chiavette? Se non lo dice. Non palesa dove possono essere. Strano, tra l'altro, oserei dire. Visto? Poi sta moto sì, è carina, sì, viaggia, ma non è modificabile un cazzo. Cambia missione per ora. Grazie.
c'è una... Ah, sì, c'è. Bravo, così in caso che nessuno... Non ho idea. Perché ci sono gli stronzi che bombardano le fighe? Allora, vedrà che mi bombardano a me, così mi fottono a casa. Prima volta che provo a prendere l'elicottero. Morte, a breve vedrai, la trovo io. Imparando ancora a guidare, abbiate pietà di me, ragazzi. Infatti fa proprio un edificio, con un orifizio. Che bei posti, però. Guardate che bello. La luna. Però dovrebbero scrivere i metri che dista... Vabbè, dal bunker. Ehi, zombie, ti ho taggato su Instagram. Non ti ho proprio taggato perché non mi ricordavo il tuo nome. Non so nemmeno se ci sei su Instagram. Però in ogni caso, cricetto goloso, curioso. Se ti va, io sono qua. Non so se giocherò molto online perché non mi piace. Non mi andava granché di giocare. Però... io ci sono, ora sto andando al bunker. Alex Pro Play, ciao! Oh, mi stavo domandando se qualcuno di voi ci fosse. Benvenuto in chat, come sempre. Come va il tuo venerdì sera? Non mi ricordo male, tu hai la Play e purtroppo non ci permette di giocare insieme. Però se ti piacciono i Pokémon, ho linkato, come puoi vedere, dove possiamo scaricare... Che cazzo di luce era quella lì? Oh, torna un po' indietro. Avete visto anche voi? Dove possiamo scaricare Pokémon Unite? Perché se tu vai sullo Play Store non c'è più. Avete visto anche voi, credo, no? Eccolo. Ah, ma è una missione, mi sa. Se voi andate tutto bene, tiriamo avanti, dai, bene, tutto sommato bene. Cos'è fatto di bello questa settimana? Perché non ti ho più sentito. Ho giocato a GTA o altri giochi? Ora sono, tra l'altro, intanto che aspetto che mi rispondi, sono a pensare se fare l'online o anzi la storia, che io preferisco la storia. Imparando a pilotare non è facile per un cazzo di niente, però ci stavo provando a imparare. Ho giocato a GTA di bello, grande, soprattutto missioni, o ti sei fatto prendere anche te dalla modalità tuning? Dai, come atterraggio non è andata male. Io di solito mi schianto. Sono sempre a casa, quindi non faccio quasi niente. Anch'io. Ma te di solito verso... Perché te giochi alla Play, purtroppo. Nel senso, buon per te, però purtroppo per me. Che io non è che punto molto all'online. Ripeto, punto più a giocare alla storia. Hai comprato le nuove auto di GTA gratis. Come nuove auto gratis? No! Sì, faccio solo quello, gioco alla Play. Fai bene, cazzo. Se uno non ha l'opportunità, pensa che c'è gente che è diventata famosa e che la pagano per giocare ai videogames, perciò... Perché non dovresti farlo. Gratis? Cioè, spiegati meglio, perché tipo a lui che ha Amazon Prime,
hanno dato, non so se per Amazon Prime o non so per quale motivo, gli hanno dato un'officina, quelle che ti dicono appunto i tuner, officina? Gratis. Io ce li ho tutti a pagamento. Sai se sto sbagliando qualcosa o dipende da Amazon Prime? Workstock, andiamo a vedere. Tanto ringraziamo in chat, come potete vedere, Alex Pro Play, che anche l'altra volta insieme a un altro ragazzo ci ha dato dei consigli fenomenali. È uno che sa il fatto suo. Gioca da Play, non da Xbox, ma se avete delle domande da fargli. La Duke Date, bella questa, è sempre stata gratis. Conviene. Sì, zero. Conviene. Ha detto infatti che c'era della roba gratis. È questa la Duke of Death? Solo questa settimana? Ma è anche la Duke of Death gratis solo questa settimana? O di solito si paga? Sì? Perfetto. Cosa mi consigli? Di prenderne una o di prendere tutte e due le possibilità? Sì. L'ho preso. Vaffanculo. Qualcuno con la tubercolosi nel frattempo. Cosa mi consigli, carissimo? Le prendo tutte e due le possibilità o le tengo lì? Ah, se la vendo sempre a zero. Allora ne prendo una su due. Io ne ho 10. Ma dove me ne metto che non c'ho garage? Cioè, durano fino a domani, a domenica e basta. Poi di nuovo sono a pagamento? Anche il Marshall, ma non me ne fotte. Ah, ci sono solo quelle lì, però. Però le vendo a zero. Poi. Ah, ma questa qui, la Duke on Death. Praticamente da lunedì torna a pagamento. Oh, perché magari ce l'avamo già gratis noi che siamo Amazon. Era a pagamento? Te che sei Amazon. Si è avuto la cosa UFO, te cazzo di Buddha puttana. Amazon l'abbiamo scaricato Lunedì inizia a costare 600k. Ma porco due, dove me le metto? Consigli per qualche garage a poco e molto capiente, già che tu. garage a 15.000, No, mi 20.000. servono da 6 posti in su, non da 2. Eh? Da 6 posti in su, sono buona anche io a trovarla a Ma il 2. sorposo ce n'è da pochi, ne ho comprati 4 io poi, che dura poco. Possibile che non riesci a comprare un garage Cosa con 3 c'entra? milioni, quasi Ma non ho 4 di. comprato come te il sottomarino e le Ma io non ho puttane. ancora finito il sottomarino, solo speso dei soldi e basta, non ho ancora guadagnato Sì, niente. ma l'hai comprato. E vabbè, solo speso dei soldi. Vabbè, per il momento abbiamo questo. Per prezzo. Finché non finisci le cose è inutile che. Vabbè, compriamo il garage, dai, facciamo come dici te. Aspetta un attimo, Alex, se hai un attimo di tempo. Facciamo come dite voi. Non è colpa mia. Allora, guardiamo come dite voi. Compriamo i garage. Questa a due posti. A Mentre me. intanto metti più Me l'ho basso, messo. fai di lusso Che di lusso? I garage sono di lusso? Ah, più basso. 120.000 Porco già. due, l'avevo trovato 80.000. E vai di. Se lo vuoi da 10 devi andare nei garage così. Aspetta, il Marshall ti consiglio di prendere perché è della Pegasus e non serve il garage. Ah, è quel furgoncino blu. Perfetto, ora poi lo Lo prendo. scegli di che colore lo vuoi, ti darò prima il non serve garage Ha detto il Marshall ti consiglio di prendere perché è della Pegasus. Lo chiami quando ti serve. Grande, sei un fottuto genio come sempre. E prendiamo quello lì, il primo che costa meno. Se dici che è di lusso, perché nelle altre non c'è il garage, solo nella roba di lusso? grossi Cioè, quando te pippi, nel senso che sbagli, non è che mi incazzo. 6 posti, ma questo è un garage? O è una casa? scritto se è garage o 6 posti casa. auto. 6 posti auto è buono, 62. Sì, ma guarda dopo appunto Ah, ma a me non me ne frega, basta avere tanti garage, bisogna di metterci le auto. Non solo Worstock, è un garage grande. Va benissimo, io compro 62.
Perché da 10, 62.500 Alex Pro, 60, anche te se vuoi, 62.500 se posti auto, invece prima 120.000 10 posti auto. Controllare se fosse il parco del discorso No, ho già guardato anche prima, non me la dà, non ce l'ho. Non so cosa scegliere, se 10, 120.000. Però scusa, 62.000, 12 verrebbe 120, perciò conviene quello a 6 a... Eh no, conviene... Oddio, 62, 62, 130.000, perciò sarebbe più economico questo. Anche se è in culo al cazzo di mondo, è vicino all'altro garage. Vabbè, prendiamo questo, dai, vaffanculo al cazzo. C'è meno, non c'è un cazzo. Dio, quanti soldi, porco duro, mi vanno. Acquisto, viene male, mi viene. Avevo trovato 80.000, porco due, Allora c'è vabbè, anche l'aereo Santander, guarda. come da permutare? Cosa vuol dire da permutare? Cosa vuol dire da Niente, permutare? vai su vuote, metti vuote. Vai su vuoto, grandi, telecinesi, grande, grande. Se no ti rimuove un garage. Ah, minchia, vedi che c'ha l'inculato sempre comunque. Per ora usiamo quello, Anche l'aereo è grazie. da comprare, quello là qua, Aspettate. è gratis. Allora, dimmi Alex se ti rompi le balle, ora poi facciamo qualche missione. Allora, Arena War, acquista officine. Io acquista veicoli modificati. Tutto a pagamento, vabbè, non ce ne fotte cazzi. Bene, elitas.com. Ordina per prezzo, c'è ragione. Porco due, dove me la metto sta roba? Non c'ho mica un culo così grosso. Malapena volare, vabbè, acquisto. Il veicolo. Ah, ok, questo non ha bisogno di garage, perché come ha detto lui prima. Invece sì. Appunto. Acquisto. Ma tutta sta roba qui. No, brutta zoccola, Questa era aspettami. gratis. Sì, lo so, ma devo arrivarci. Anche questa roba qui era tutta gratis in cima alle 4. Anche la Grotti Turismo era gratis. Non me ne frega. No, non ho ancora Ce comprato. l'hai, quella verde, nera. Dove Vabbè, aspetta. Dov'era adesso? c'è il simbolo giallo con Aspetta, il devo simbolo comprarle giallo tutte. vuol dire che ce l'hai col Però c'è simbolo scritto rosso. 4. Con il pacchetto grande, vero, Alex Pro. Però c'è scritto 4, non l'ho ancora comprate tutte e 4. È scritto che puoi averne 4. Non capisco. Comunque sono i quattro uomini, non c'entra niente Sì, puoi con. averne 4, comprarne fino a 4, mi sembra, Alex. Posso comprare il simbolino della persona 4 in cima? Non Cosa sta... Ah. venduto, vedi? Vuol dire che ce l'hai già. Vaffanculo, uffa. Ma se ne volevo un altro, scusa. Non è che alla Polka se c'è una Ferrari in più non... Cioè, non me lo dà. 4 significa che hai 4 posti. Che ha 4 posti. Ah, avete vinto. Ok, equalizzatevi. Grazie, Alex. Bravo. Ma allora anche questo che l'ho già preso non me lo fa più prendere perché ce l'ho già. Questo è un corso non venduto. Che palle, ma scusa, ma perché non ne posso L'hai già avere? Ma ne preso, voglio due o tre se mi si ma non rompe. puoi averne due o tre, devi sempre, ti ridanno sempre quello, tutte le Ah, sia scuotono. sicuro? Sicuroi? Sti cazzi, Dove porco due stai sì. andando? Addio. Quanto significa con quattro punti? Aspettate ragazzi, ora poi mi metto a giocare, scusa, abbi pietà di me. Kraken, porco due, finalmente. Questo ce lo volevo da una vita. Speriamo che tu sia soddisfatto del tuo acquisto. Stiamo per organizzando il trasporto del tuo residente contadino per confermare la consegna. Dove me lo ficco? Non lo so ancora. Ah, ok, sempre Pegasus, come hai detto te, mitico. Ok. Se si rompe, te lo ripara in automatico gratis la Pegasus. Basta richiamare. Minchia, siete dei geni. Grazie, Alex. Bravo Alex, non si fida mai di me. Non è vero. Però two is make one, insomma di ten due, però mi fido di te scemo.
Grazie. Basta, uffa, non c'è più niente qui, giustamente. Ma dove? Porco, due, aspetta. Ah, ok, era l'ultimo, in effetti. Aspetta, però c'è anche pedal metal, se mi regalassero anche Non una ce bici. n'è. Vaffanculo, la bici che fa cagare il cazzo, no. Poi dimmi se vuoi che gioco, anzi... Zero, ma stiamo scherzando, che tutto Q2, parte distante da capogiro. Porco due, grazie Alex, grazie di cuore da parte di tutte e due, davvero di cuore. Ora non mi ricordo qual era l'ultima. Porco due, non mi ricordo qual era. Sarà presto, grazie al cazzo appuntito metallico. Qua ne sono tanti. Minchia. Ma sai che non lo sapevamo? Se non ce lo dicevi te, ce la prendevamo nel deretano. Perciò bravissimo davvero. Guarda che bella. Però non mi fa scegliere il colore. Te la pigli com'è? Vabbè, poco male. Giusto? Non posso cambiarci quella lì il non le scegli. colore. Vabbè. Ma io sto scendendo a caso. South vaffanculo. È stata presto consegnata al tuo garage. Ok. Ok, io sto buttando a casa il garage, però vabbè. Ok. Home di nuovo. Grande Ale! Ci hai salvato il culo! Grande Alex! Però non me la fa vedere come viene colorata. Mai, porco due. Vero? Non me la fa vedere quando la voglio colorata. La Fa devi... vedere colorata, cioè non la vedi Ah, come ti arriva la scena. Ma verde è un buco in un occhio. Vabbè, facciamola verde. Ah, vabbè, acquista. Dai, a UFO non mi stufo. A UFO anche la peste. Però se il garage è pieno me lo dice, vero? Ok. Non fa scegliere il colore perché ha la livrea. Ah, ok, grande. Grande, genio. È stato un genio, è stato bravo davvero. Grazie Alex, davvero di cuore da parte di tutte e due. E intanto poi fammi sapere se preferisci l'online o se preferisci la storia. Però tanta roba davvero. Aspetto, può ingannare la Blist e una piccola 2 volumi, ma possiede qualcosa di speciale sotto il cofano. Una V6 a trazione anteriore per essere precisi. Guida la città, prova a non schiattarti e non aspettarti di incontrare l'amore della tua vita, a meno che non sia veramente sbronza. Bel discorso. Io preferisco online perché ci sono molte più auto. Minchia, c'hai ragione anche te, tanta roba. Però io non so che colore scegliere. Rossa no, rosa no, gialla no, arancione no, blu non mi piace. O bianca o nera o verde. Io punterei sempre al verde. Forse è più cattiva nera. Facciamo nera, dai. Te le dici che colore le hai fatte per ora? Verde o nera? Tutte queste Quale vecchie. nera, tra l'altro, quella rossa. Rossa. Tanto poi li cambiano. Tu mi hai detto che se è pieno me lo dice, sei sicuro, Sì, ti dice dove metterle. eh? La Dove te Blest l'ha Compagnia sarà preso? presto consegnata al tuo garage. Sembra strano che ci stanno tutte ste auto qui. No, Perché c'è il saldo zero. il posto che ci sia, se è pieno me lo dice quando la Te lo compro. dice, me lo dice, ti fa comparire tutta la lista delle macchine e le sostituisco io. Ma io sto qui, sono sicura che era pieno. Io il colore lo scelgo a caso, poi allo Santos Custom quando le modifico scelgo il colore perché ci sono di più. Sì, no, quello è ragionissimo, era solo perché poi paghi. Il problema è quello, era per scegliere un colore più o meno fattibile ora per evitare poi di dover E pagare. meno male che non è ligure. In effetti. Sì, ma io non ho soldi, ragazzi. Dovete ricordarvi che i soldi che ho. Bella, porco zigo. Dovete ricordarvi che i soldi che io ho al momento ce li ho dall'inizio del gioco. Cioè, non ho comprato il Suyuz, non ho comprato un cazzo di niente. Venduto, ok. Coccodino, coccodè. Quando il garage è pieno, ti dice quale auto vuoi sostituire. Grande, me l'avete tenuto in due. Io avevo paura che mi diceva sì, l'ho spostato. Anche qui è bella più nera. O verde. Verde è un pugno in un occhio, però sembra una Playmobil. Facciamo nera. Acquisto.
Sarà presto consegnata. Ok. Dimmi se ti stai rompendo, Alex, che alla peggio me le ricomprerò. Ci hai dato una dritta bestiale, porco due. Sei un fottuto genio. Grazie davvero di cuore. Ecco, è piena, bravo. Ok. Ora devo solo imparare dove le ho messe, però con calma. Una cosa, te che sei un fottuto genio così. Non posso rinominare i garage, tipo... come cazzo voglio, tipo cerchiettino, centromappa o come voglio per ricordarmelo. Poi dopo ovviamente la Duke on Death. C'hai ragione. Ma mi sa che l'ho già presa la Duke on Death, l'ho presa prima. Devo prendere quella blu che mi hai detto di prendere. Non c'è altra, no? Quella è l'ultima, giusto? Però ti dice che non te la puoi ricomprare perché ce l'hai già. Toh, ci riproviamo. Acquista. No, me la deve ricomprendere. Ciao, chi si è appena collegato. Ma non... La Marshall con quella funzionerà perché non sono della Pegasus. Ok. Ma le ho comprate perciò, a posto. Ok. Ciao a tutti, a chi si è appena collegato. Grazie ad Alex Pro Play che potete leggere nella... La potete fare. E cioè... Che questa qui, che io ho già preso, che di solito costa 1.325.000, ora è a gratis come altre cose. Leggete la chat per capire meglio. Ci sono tante cose a gratis al momento. Alesteno, penso che non ci sia nient'altro tra l'altro. Alesteno, ci ho cliccato ora, testina di cazzo. Allora, io 135. Benny no, ok, ci ho provato, scusa, sai, uff, non mi stufo, anche la peste. Vedete, abbiamo anche gli aerei a gratis, che ho già preso. Il dodo che è in via di estinzione, infatti. Ordina per prezzo. Però queste, come mi avete detto voi, ce le ho dall'inizio, perciò io eviterei di prenderle, sinceramente. Lasciamole lì e poi le riprendiamo. Warstock. Guardate cosa ci ha detto anche il nostro amico Alex. Ordina per prezzo, bagasciosa. Prezzo minor. Ok, guardate, c'è anche il Marshall. Bravo. Mettiamo l'Italia, dai. Bruttissimo, porco due dell'Italia. Brutto come il peccato. Vabbè, poi lo ricambiamo. È là acceso. 2 minuti fa. Prendiamo anche il Marshall. Grande. Sono tue quelle macchine lì? Ah, bello. Puoi rubare e portarla via. Bravo, non ci avevo mica pensato. Ok, penso Alex che non ci sia altro. Era a vedere se c'erano degli altri saldi. Hai altri consigli, Alex? Io ne ho 3 di Marshall, Italia, Germania e Russia. Ma io ora ne posso prendere solo uno perché è gratis. Pagando ne potevo prendere di più, giusto? Intanto tanta roba. Italia, Germania, Russia. Germania, dipende che colore viene. Russia, tanta roba, bravo. Il SUVone, il pick up. Non so perché quella di oggi della revisione mi ha scritto mi sembrava. Poi dopo leggerò l'inquietante messaggio. Vabbè, tanto mi hai detto che c'è tempo. Per il momento lasciamole lì, poi vediamo. Penso che di Marshall non ne possa prendere altre, sinceramente. E penso che di non poter nemmeno rinominare i garage, giusto? Mi sembra di aver capito. Arrrrra. Via, Marco 2. Pagina. C'hai ragione anche te quanto sono idiota. Chi è che c'ha la polmonite pericolante qui? Deposita. Facciamo ogni tanto un salto verso un Disse alla puttana.
Minchia, devo tornare. Ora ti arrivano 30 notifiche di consegna appena togli telefono. Ah, bravo Alex, minchia, vedo e prevedo, arrivati. Ma ha detto infatti che sarebbero arrivate 30.000 notifiche appena chiudevo il telefono, di tutta la roba è arrivata, è arrivata, è arrivata, è arrivato, è arrivato. Sì, ti sono arrivate prima, le ho lette io. Ti sono arrivate prima quando eri in quel parcheggio con le macchine. Ok. Non so cosa fare, sinceramente. Proviamo a fare qualche missione del bunker, poi facciamo un po' di tuning. Ah, di messaggi ne abbiamo due. Valutiamo un attimo che messaggi ci sono. Ah, a proposito, un'altra domanda, genio. Visto che sei 2000 cose, te ne chiedo un'altra. Ho visto che ora c'è un'altra opzione, cioè c'è il simbolo del play nella radio, cioè che devi trovare delle chiavette per Los Santos. Le mica trovate? Ah, devo andare al casinò, ormai è andato. Nemmeno te, manco io. Bravissimi. Ok. Ti consiglio di modificare la Duke on Death. Grande. Quella nera. In che se... oh, è la prima che hai visto. È l'unica che si chiama Duke on Death. Quella che sembrava da scontri, tutta rinforzata. Quella che assomiglia a quella di Death Race. Rimodificare nel senso perché ora ci sono sconti anche in quel caso lì o generico perché è una macchina col controcoglioni? Ah, c'hai ragione anche te. Disabilità, modalità passiva. Ti consiglio di modificare la Duke and Death. Ora, sì, non l'avrei lasciata così di sicuro, la volevo rendere appunto antiproiettile, eccetera, l'auto da combattimento, su via. Aumentare la velocità e corazzare la bestia. Era la mia idea, solo che ho speso una marea ora per il garage. Mi viene male. Minchia, 4 minuti? Ah, ora no, ok, a posto. Vediamo se mi fa diventare ceo. Diventa un ceo. Io non ce l'ho. Ho messo di nuovo il PayPal in caso che qualcuno donasse, non si sa mai. Tranquillo, fai bene a bere. Stavo chiedendoti, non me lo ricordo manco io cosa ti stavo chiedendo. Pensa. Forse era il consiglio della Duke and Death. Ti ho detto che l'idea è ottima. Ci avevo pensato anch'io di renderla corazzata, aumentare la velocità, diciamo di usarla in tutte le missioni come proprio auto da combattimento. È un'ottima idea, bravo. Stavo pensando se casseggiare nella città o cercare di fare qualcosa per tirare su due soldi. Non lo so. Per quello non gioco spesso all'online, perché è bello giocarci in compagnia, sì, fai nuove amicizie, ma se no... Io non ho ancora venduto niente, vorrei due soldini. Riforniamo per ora, poi vorrei due soldini, eh. Anzi, se fai delle live, scusa, ero a mangiare la frutta. Fai delle live e ti va, fammelo sapere che mi ti vengo a vedere. Ho spostato la Kinect, perciò mi sono resa conto che mi prendeva male. Ok, io cercherò di leggere le notifiche senza diventare strabica momentaneamente. Ciao a chi si è appena collegato in chat.
Al momento io sto parlando con Alex Pro Play. Prima il numero era 2, in chat ora siete in 3. Fatemi sapere se vi rompete. Ora ormai la missione del bunker la devo fare, sperando che vada bene. Se non lo sapete, ci sono sconti per le vetture bestiali, ci è stato detto dal The mitico Alex supplies are Pro after Play. being Se non moved by a capite bene, Meriwether rileggete la convoy. chat. Intercept at the point marked on your GPS and bring them back to the bunker. Ma perché tutte le volte me lo devono appoggiare nel culo a me? Con la Meriwether, porco schifoso. Veicolo. Richiedi veicolo personale, sperando che non sia la macchina, ma la mia bellissima moto. In caso che mi scrivete, comunque, di nuovo benvenuti. Leggete del consiglione grandissimo che ci ha dato Alex Pro Play di vetture che sono a gratis. So che non è un bel termine, ma è quello. E in caso che mi scrivete, abbiate pazienza, scusate, ma sono una pippa già di mio. Se poi ora mi metto a leggere 5 km, porca bagascia, non ce la faccio finita. Vedi, in questi momenti che ci vuole un fottuto aereo del cazzo. Ma guai. Vedete, già guido di merda, se smettiamo anche a leggere, comunque siamo a 5 km. Ho visto, il numero 3 è durato tantissimo, è venuto fuori 3 e se n'è andato via, velocissimo. Gli sbirri, ecco. Cosa ci fa gli sbirri qui? Ora mi vedi? Mi vedete ragazzi? Era saltata Twitch. Purtroppo è così, si fa con quel che si può. Scusate, meno male che sono riuscita a ricollegare. Grazie, grazie di avermi scritto che non si vedeva. Forse era meglio che non si vedeva ancora un po' per la figura di merda che sto facendo. Salta bagascia altalenante. Dov'è la moto? Oh porco Dio. Sono mimetizzata. Vieni su, dai. Dai, 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 dai. Moto d'acqua. No! No! Minchia che corrente! Sono fottuta. Ma la sto per prendere nell'ano. Non ci credo, ti prego. Basta, ma perché? Porco stupro. Tu, alzati. Almeno ce la fai a stare a galla. Sono le basi del nuotare, ragazzi. Allora, facciamo. Veicoli. Ecco, sono fottuta la moto. Porca di quella bagascia. Sapevo che me la pigliavo nel culo. Merda. Chiama le assicurazioni, c'hai ragione anche te. Perché non ho preso subito l'aereo? Sono alla testa di cazzo io e basta. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I'll look into it. Porco due, 4.450! Ah, è un rene che se ne va. Oh, porco due, è un rene che se n'è andato, un rene. 150.000 di cosa? Sto andando a recuperare per rubarlo, per... Ah, devo farmi portare porco due la moto, ma sono rimasti porco due 24, porco due minuti. Grazie Alex Pro Play. Porco due... 2.000 macchine abbandonate mentre sfrecciavo come i capi rossi senza un occhio. Corri, lardona, corri. Smaltisci quel cazzo di culo. Corri! Niente, già sa le suole che sembra che è andata su di un cazzo di omicidio, ha pestato sangue a chili. Corri, 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 corri.
passa anche il treno, fiondatici sotto, maravadamati. Io su Gitana ho usato tutti i soldi e ne ho solo 20k. Minchia! Quanti ne avevi però? Ma li ho usati proprio in generale? Niente, non avrò mai più un mezzo di trasporto, non so. Ma come la prendo nel culo e vaffanculo, davvero, ragazzi. Mi sa che la missione è andata a troia. Me la porterà qui la moto? Penso di sì, è una strada. Proviamoci a vedere. Veicoli, richiedi veicolo personale. 2 milioni? Io non ci ho comprato un cazzo, sono tutti i soldi che ho dall'inizio, a parte qualcosina, proprio di poco poco, ma di soldi. Ah, ecco, ma la data. Che bello, salute. Devi darmela un po' più vicino con quello che ti pago, però è uguale. Ma è che niente. Io tutti i soldi che vedi sono quelli che ho. Non ho comprato il Cosacca perché sarei rimasta a zero. Tutto quello che ho è quello che vedi. Ma porco due, dove me l'hai messa? Sull'ano la moto. Conviene che sia lì, però. Corri, 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 treppona. Ah, fai bene a spenderlo. Non sei la prima persona che mi dice di usarli. Però io li userei o per i garage o per qualcosa tipo compro un nightclub e sono cose come nella storia che compri i negozi e poi ti danno dei soldi, un tot al mese o alla settimana. Non voglio comprare come la gente che ha comprato il Cosacca che finché non fai le missioni e tutta quella roba lì non fai un euro. E allora no. Io voglio toglierla dal cuore, pirla. Voglio qualcosa che è un investimento, che sia un investimento. Voglio spendere per guadagnare. Gli stronzi qua qua li incontro io. Fino adesso non è passato uno stronzo senza moto, ero. Ora che c'ho il veicolo tutti passano. Ma andate a fottervi, fotti madre. Ah! No, 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 nulla, puttana. Altri 4.000 non li spendo, ma manco, Dio santo, per Belen. Perché ora vuoi Belen che ti offendi, vai. Guarda, tutti passano adesso. Vaffanculo, va, ragazzi. Due, non ce la farò mai. Campioni d'Europa. Ok. Ciao Orteca. Come va? Andiamo a giocare qui sull'online, seguiti dal Mid-Colex Pro Play, che purtroppo per me non ha un Xbox, però riesce comunque a essere super d'aiuto. Ha dato dei consiglioni che se rileggi la chat, in caso che non lo sapessi, magari lo sai, ci sono tantissimi veicoli al momento in offerta. E poi in tempo reale dà degli ottimi consigli. Meriwether are inbound. Stop the convoy. Get the supplies, drop them at the bunker. Out. Ho capito un cazzo. Distruggi il convoglio. Sta per arrivare qui davvero? Porco due. Oh, zoccola. Sta arrivando qui davvero. Togli il veicolo. Lascia le... veicoli. Riporta veicoli. Ha detto di fare un porco due di... Togliti, puttana. Oddio, quanto ti ammazzerei io con le mie mani. Nasconditi, bagascia. Ok. Oddio! Oddio, Orteca, c'è un critico a giocare il colpo di Caio Persi con l'infinito. Ah, porco due. Sì, ma non esiste! Ma mettimi a 90 e inchiappami il culo, Dio, campa! E dai! No, 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 non esiste. Non si può giocare così. Sono entrata in una modalità fottimi finché puoi. Scusa Orteca, scusa anche te Alex, sono occupata a farmi ammazzare come una bagascia qualsiasi. Sentite ragazzi, mi stanno girando i coglioni, porco due, devo arrivare a quella casa, devo arrivare a quella casa, la casa, il convoglio ormai me lo sono fottuta in una maniera vergognosa. Però intanto se mi nascondo qui l'aereo me lo fotto. Fotte l'aereo? Fotte la madre? Fotte fotti madre. Mi fotto io, mi sa, se continua così. Aia. Mi ha corazzato, Dio vergine. Che cazzo vorresti fare? Non riesco a entrare?
ce la posso fare, mi sto incazzando come un balenottero senza il bucato. Porco due, la troia di sua madre puttana. Se ne stanno andando, sì, Dio Vergine Maria. E vai a cagare, infamus di merdus. Come... aia! Brutta troia, spagaccioso. Preso, stronzi, ora fottiti, bastardo. Sali sul mezzo, sali su quel mezzo, sali su quel mezzo, sali su quel mezzo. Sì! Fottiti, brutta troia. Sali, 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 sali. Sali, andiamo a inculare quei bastardi. Ma cerca di rimanere in piedi, cocainomane schizzato. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai, 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 dai. Scusate se non sto leggendo, scusatemi. Abbiate pietà, vi prego. Oh, vai da cazzo. Ormai sono andati a puttane, l'ho capito. L'ho capito che ormai ho perso la missione, vero? Proviamo. Vi sto sperando, morì cagando. Però non ho sempre detto che sia così. E chi ci vuole andare al bunker, mongolox? Con calma, ci arriviamo, con calma. Non è detto che... sì, ma che palizzate sono, fatte di pelle di pisello. Senti. Dio, santerrimo benedetto. Devo riuscire ad andare a quella strada lì veloce come una schiaccia. Sono nella strada principale, no, sono di qua. Se ne stanno andando, c'è ragionissimo Alex. Devo riuscire a raggiungerli, ormai sono in culo al mondo, porco due. Devo riuscire a raggiungerli, c'è ragionissimo. Guardiamo di avvicinarci il più possibile. Scusate se non sto leggendo, attenta quel veicolo, se non mi sbaglio dopo due missili esplode, ottimo. Benissimo. Grazie, speriamo di no. Probabilmente allora a breve esploderò. Speriamo di no. Proviamo, dai, ci proviamo, 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 ci proviamo. Non ci riesco mai io in queste porco due dimissioni. Non ci riesco mai a dare. Cosa cazzo, lo prendi un aereo con una pistola, maledetta troiona? Dovrei riuscire, porco due. Perché a me, perché puttana di merda mi voleva fottere, ma ora siamo io. Hai già rotto il cazzo a te. Taraccia troiale, ti vogliono fottere. Taraccia troiale, te ho tappato pure te, che se ci ammazza siamo io e te. No! No, risali! Cascona! E accelera, troia! Brutto scherzo di caprone! Ma quella mitraglietta lì, Dio campa, che cazzo lo uso a fare per sbattermi la madre di qualcuno? No, devi rimanergli attaccati, dobbiamo fotterli in una maniera che manco Dio può immaginare. No, no, resta gli attaccati, porco due. Pago col bazooka, giuca, dammi il bazooka. No, Dio Vergine Maria, sprata l'auto maledetta. Oh, senti, no, 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 no. Però non ce l'ho con te, perciò ce l'ho nel culo già come... Mino Raetano a tempi d'oro. Porca di quella. Oh, fossi madre di merda. Vedo, non ti riesco a fare niente con questo infame. E basta, ma non c'è un cazzo da fare nella vita.
Devo riuscire a entrare. Batterlo. Aia. Massacratissimo. Perché ho fatto la missione del bunker? Porco due. Porca. Sì, ma così non è giusto. E dai. Ma mi stai prendendo per il culo. Come faccio? Mi stai pigliando per... Mi succedo sotto la macchina. Stavo scherzando, signora? Signora, c'è il governo che mi vuole fare fuori. Ai, 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 ai. Sorry, un cazzo di tua mamma. Fammi, dammi la macchina. Dammi la macchina subito. Senti, c'è il governo che mi sta le calcagna. Secondo te sarà più importante che andare a puttana. Via. Li recupererò, ma manco se cago amianto per 3 giorni di fila. Con una macchina così non ce la facevo col carro armato, ce la farò con questa. Magari se togliamo i fari diamo un po' meno cappottare, perché l'ultima macchina con me che si è cappottata, io campo l'ho stuprata. Allora lo stai facendo apposta, vuoi essere violentato? Proviamoci. Perché non ho preso un cazzo di fuoristrada, porca di quella. Accelera! Sei un Audi tarocca del cazzo, devi farcela! Solo perché la pendenza del 90% non vuol dire che tu non ce la possa fare. Credi in te. Credi, credi, credi in te. Credi in te, credi. Grande. Frena, frena, frena. Bravissima, cazzo. Vedi, questo vuol dire credere in se stessi. Però abbiamo sbagliato la strada. Devi ricredere molto in te stessa e volare. No, 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 è volato troppo. Fottiti, stronzo malefico. No, 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 no. C'è una grandissima. Ai 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 ai. Maledetto peperoncino dal messicano. No 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 no. Tu sei una macchina. Tu sei una merda. Oh. Senti, infamous dei miei coglioni. Guarda un po' quella zoccolona di tua madre, che è anche blindata, questa puttana. Aia. Sono diventata un cazzo di... Devo solo arrivare a quel porco due di... Porco due blindato. Oh, infamous. Oh, bagascius, dammi la macchina, veloce come una palla da schioppo. Dammi la macchina. Che, oddio, mio. Macchina del cazzo. Toglia, Dios mio, tua sorella, se sono una bagaccia. Con questa ci arrivo fra 30 anni, porco. Ma che cazzo di macchina è? Ci vado ai funerali e il carro mi supera con questo. Che cazzo di macchina? Che cos'era quella mia bruciata? Dai, ma non è possibile. Quando ci arrivo con questa? Ma quando ci arrivo? Se sputo, arriva prima lo sputo. Ma che lei al funerale, salve signore. Oddio, piano piano ci arrivo. Arrivo, mi ammazzano ed è finita. Dio campa. Devo seccare quell'elicottero di merda. Devo seccare quell'elicottero di merda. Frena. No, così. Niente, è proprio una puttana e basta. Io non ho parole. Niente. Tu meriti l'estinzione. Tu meriti di morire. Io oddio, ma ci sali in quella merda di macchina. Io sono della Toscana. In questo momento mi trovo in Liguria, ma sono nativa della Toscana. Anche un po' della Mongolia, per il mio cervello stupido, visto che sto morendo in un modo... Non c'ho manco un cazzo di bazooka di merda. Come faccio a far fuori sti infami? Ripeto, scusatemi se non riesco a leggere in tempo reale, ma per fare delle figure di merda del genere bisogna proprio sforzarsi. Niente, dai, non ce la facciamo. Dai. Ce la facciamo e basta. Bravo, l'inversione a U, mi piace come ragione. Ciao, amichetto del compleanno. Nel viola, nel blu, dipinto di blu. Nel culo lo prendo di più. Prego, ti prego, ti prego, ti prego. Dai, carro funebre, me coglioni. Che non c'ho un fottuto bazooka di merda. Una mina, una molotov. Una scoreggia placcata oro. Qualcosa, cazzo. Lo sapevo. Che cazzo è stato? Zeus a spararmi un cazzo di fulmine. Dove è partito? Ah, ce l'ho dietro, ok. Mi piace, perché quando comincio a nutrire una speranza, ti inculano. Ricordate dove sei. Sono una persona positiva. E togliti dal cazzo funebre. Sono un... Oh! Che
cazzo è stato? A fiondarmi il culo così? Una cosa. Non ce la farò mai. Avevo un lanciamissile, c'ha ragionissimo Alex, porco due. Figurati se c'ha zecco. Sì, ma così, porco due, è come se piglio un crocetto e lo schiaccio di continuo. Son mica la tua vendemmia, brutta puttana. Nasconditi. Salta, barbona, salta. Non vinciamo, porco due. Spero che... So questo, ma non ci faccio un... Io come sono ridotta male. Chi era che mi stava anculando come Genevieve il giorno del bucato? Sì che c'è ancora qualcuno. Dov'è l'aereo di me? Lo pianto nel culo adesso. Eccolo. Ci arriverò mai, ma nemmeno se prego. Non ci arriverò mai, porco due. E dove corri con quello? Porca bagascia. Ci vuole un mezzo di trasporto e non so manco io cosa prendere. Non ce la farò mai. 8 minuti, sì. Posso morire ancora una decina di volte, ma come non. A vedere come mi ripassa un cazzo di carro funebre di merda, eh? O mi investe qualcuno. 8 minuti, dai! Vedo una luce, devo riuscire a seguire. Se avevi un lanciamissile, c'è ragionissimo, porco di... Che cazzo di veicolo è? Non è vero. Va benissimo, dammi il tuo cazzo di veicolo. Non vedi che sono bruciata? Scendi tua sorella. Cazzo, sono bruciata. Più cazzo, una salsiccia sul barbecue e meno bruciata di me. Devo solo riraggiungerli e provare con la mazza vedove o come cazzo si chiama questo cazzo di armamentario strambo. Togliti, su, sono a combattere col governo e tu vai a puttane nel frattempo. Scusate se non sto leggendo, scusatemi. Tanto ormai sta sfida l'ho persa e probabilmente mollo l'online. Rotta il cazzo di perdere sempre, però voglio provarci. Vedi? Quello là grosso in cielo non è un cazzo né un dirigibile, è un fottuto aereo, perciò cerca di piantarglielo un po' nel culetto. Prendiamo Pamper e focaccia a sti grandissimi figli di una grandissima bagascia malefica di merda. Ok, fermati, spengi sti cazzo di fare, brutta troia. Com'è possibile che non ho ancora preso con infame di merda? Niente, impossibile. Vabbè, continuiamo. Per me va benissimo. E poi porco due arriverò, no? Porco due la puttana di sua mamma. Volo! Atterro! Volo! E atterro! Vedete che la prossima volta sarà una brutta. Volo! In palo! Però non mi sono uccisa, perché sono ancora viva! Sono una persona positiva che nella vita se ne è preso tante volte nel culo e ora vuole provare una volta a ficcarglielo. Occhio alle piante. Proviamo ora a ficcarglielo un po' nel culetto a sti stronzi. Si sta girando perché è pronto a piantarselo nel culo. Scendi, prendi la mazza puttane. Si vede, Dio Madonna, che non gli sto facendo un cazzo. È possibile, è impossibile. C'ho lanciagranate forse, ragazzi. Aspettate, eh. Cos'è sto cazzo di posto? Non voglio manco sapere. Sì, magari se ti togli dal cazzo avrei qualcosa della mia missione del cazzo. Un cazzo, porco due. Togliti, troia! No. Niente. Io, madonna vergine. Ma non è giusto! Datti una mossa, dilla con la bagasciona di tua mamma. Datti una mossa. Ma guarda! Ma che divertimento c'è! Ah. Io è la troia che sta provando a rifarmi saltare in aria. Sto cercando di capire che mi vuole inculare al momento.
Ho un problema di sottomissione geriatrica anale. Due, non riesco a spaccare il culo a nessuno, porco due, di quella puttana galvanizzata troia. Arrivano altri stronzi, Dio campa. Arrivassero con un mezzo blindato, li inculo. Dove sono gli stronzi? Non li vedo. Ecco, arrivano. Brutto figlio di troia, vieni che ti apro l'ano, brutto stronzo di merda, vieni. Ma devi prenderlo, pezzo di merda. Dio, come ti stupro il culo. Tanto ormai quegli altri sono andati via, ma porco due. Muori, pezzo di merda. Te e il tuo compare di merda. Dovete morire. Io morirò a breve, ma morirete anche voi, stronzo. Bene, si sta bene, morti? Si sta bene? Signora, un attimo, un passaggio, signora! Oddio mio. Signora? Mi doveva dare un passaggio, signora? Ecco, ora muoia. Ora muore pure, signora. E si ricordi i limoni, signora, se li picchi nel culo. Ah, non passa più un cazzo di nessuno, però di qua io sto morendo. Dovevo aspettare che si faceva il quadrato rosso con il. Infatti sono una testa di razzo e me la sono presa nel culo. Tu, dai, veloce. Ormai sta missione qui non ce la faccio, ma manco se vado. Un altro carrozzone. Manco se vado da Sant'Antonio ormai. Sono proprio fottuta in maniera vergognosa. Sì, comprami il carattere. Dovevo andare a ricaricare le armi. Vola, bastardo, vola, cappottati. Io stavo scherzando. Rigirati, tartaruga obesa. Dai, sbrigati. Ma perché? Perché te lo meni mentre guidi? Perché pure sei anche una donna? Non ci si accoppia così. No, è umiliante. Sto prendendo la missione in un modo talmente vergognoso che porco due, c'ho vergogna. Ancora 2 minuti di figuracce. Compra i razzi. Devi andare sul menu interazione. Proviamo come dici te. Vai sul menu interazione. Su inventario. Munizioni, cazzo, c'è ragione. Mitragliatrice, fucile a pompa, cecchino, arma da lancio, lanciamissili, cerchi, vaffanculo. Avevi ragione, porco due, che cazzo di genio. Ormai sono fottuta, però. Bravo, ho speso 2000, però bravo. Sempre, sei sempre un mito, Alex, porco due. Volevo chiedertelo prima. Corri, bagascia, corri. Possiamo ancora provare, dai. Bravo, Alex, cazzo. Non lo sapevo. Un'altra cosa che non sapevo. Questo rotto il culo che ti vengo, Dio santo, ti apro come una portiera degli anni 90. Metto un po' d'olio, poi non ci voli più. Non farai più nessun suono dal culo. Te lo posso assicurare. Non ce la faremo mai a riprenderli. Abbiamo 58 secondi. Porco due, maledizione, averlo saputo che potevo ricaricare i razzi. Porca troia, maledizione, puttana Eva. Non ce la faremo mai, 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 mai. Mai, 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 non ce la faremo mai, mai, mai. Non ce la faremo mai, Alex, ormai è andata a troie, 32 secondi. Vado più a troie io in questo gioco che Berlusconi in tutta la sua porco due di vita. Perso, ormai, sì, in acqua sono andati, porco due sono andati queste troie. No, io ormai l'aereo lo volevo seccare. Niente, abbiamo perso, ragazzi. 15 secondi, niente, ormai è andata. Ormai è andata, ormai è andata. Ha già preso il largo per lì disconosciuto. Niente, dai, è andata. Oh, molliamo. E ho perso anche 250. Io. Non ce la posso fare. C'ho troppo l'incazzatura addosso adesso. Perché io ho fatto il bunker? Perché? Porca di quella puttana maleodorante morta. Guarda, 300, 300. Ho pagato l'assistente 300, ho pagato sua madre 300. Non ce la posso mica fare io così. Grazie Alex comunque. Porco due puttane, quella galera impestata. A cagare! Non ce la farò mai a fare la missione del bunker, porco due. Se le vendo rischio di perdere le scorte.
Non so com'è, si è bloccato il telefono. Si è bloccato tutto. Perché non mi dai messaggi? Cos'ha? Ma vai a cagare. Non mi dà, non funziona. Questi me le dà. A cagare, ma io non ci credo, porco due maledetto. Scusate, non è giusto per voi, non è rispettoso. Ma mi sto facendo la pipì addosso. Per finire una missione e per finirla come? Scusate per la brutta figura, mi dispiace. Numero giri tua sorella, 10. Invita automaticamente. Riproveremo. Io non so cosa dire, sono rimasta malissimo, tra l'altro. Ora proverò a riaprire la finestra. Scommetti che non arriva nessuno, farò una missione uno allora. Question. Succhiamolo. Datemi un consiglio chi è in questo momento in chat o in visione. Come porco due può fare una persona stupida come me a fare soldi? E che non se la cava male a sparare, ma per il resto non è una cima. Ho versato del liquido qui, più o meno. ZZ Top nel cool. Sei il livello più alto di me. Sono più forte, io 48. Ma sarai migliore di me, secondo me, a sti punti, allora. Mi rompe il cazzo che è la Play, io ho l'Xbox, porco due. Se no, e poi probabilmente non giochi manco a cellulare. Ma è carino come gioca, a me piace per quanto è giocato bene. È bello come gioco, perché ha tanti dettagli. Però non riesco ad andare avanti nell'online, ragazzi. A me poi mi rompe il cazzo perché sono contenta. Hello? Hello? I am Italian, I don't speak English. I am Garibare 87. Hello? Ho messo scaccolamento. Chi lo voleva lo scaccolamento? Ah, mani tremule. Pollici in su. Ok. Diverti con le missioni. Tanta roba. Tra l'altro c'è qualcuno che sta giocando. There is nobody. There is nobody out there. Speak Italian. Bello! Dopo proveremo a usare i veicoli comprati. No, ne ho saltato uno, porco di quel due, maledetta puttana zoccola, lo sapevo. Sta andando di merdissima e rimissima. Bene, quarto su 5. Sono super avanti, ce n'ho solo uno forse dietro, mi ha già adottato. Cazzo di musica di merda, c'hai ragione, ora cambio un attimo. Non posso guidare e cambiare la radio. Ok. Dai, che ce la facciamo.
rompere la macchina. Ah, ma allora c'è qualcuno davanti a me? C'è qualcuno davanti a me? Lo sapevo, l'ho detta male, intendevo qualcuno vicino davanti a me. Pensavo che fossero lontani 800 km. Ok, ora si può accelerare. Scusate se non leggo la chat, ragazzi, abbiate pazienza. Porca di quella puttana scrofosa! Non ti far prendere dall'emozione adesso, dai, che ce la puoi fare. Poi quando mi faccio pigliare male mando tutta a troia, lo so che va a finire così. Corri, andiamo a palpare il culo di quella baldraccoso. Eccolo! Tanto qui, tanto qui, tanto qui, tanto qui, tanto qui, tanto qui. No, l'ho saltato, no, l'ho preso, ok. Prima, me lo ricorderò perché a breve non lo sarò più. Visto, l'ho detto, mi porto male da solo. Dai ragazzi, dai, 4 giri su 5. Dai ragazzi, dai, scusate voi in chat se non sto leggendo, se mi state scrivendo, abbiate pazienza, vi prego. Sapete che sono una pippa e se devo correre e leggere, dovrebbe essere la giustizia. Excuse me, I don't speak Italy, but I am in Twitch chat. Io spicchi Italia! I love Ferrari! Hamilton is a bad monkey! Due. Farò uno screenshot per ricordarmi che sono stata prima. Ultimo giro, porco due, c'ho le mani che sono un lago. Porco due, porco. Sapevo che mi andava a inculare, poteva essere un giro perfetto, vaffanculo.
Lo sapevo, ora sono entrata nel panico, mi vengono a inculare come un cazzo di stecchino della cuccagna, porco due. I don't speak Italy, but fuck, I winner. Mi hanno appena mandato a fanculo in lingua straniera. I don't speak English, I am Italian. I speak only Italian, but good game, all game. Sta malissimo, ma va. Anch'io, Alex, problemi, mi diverto senza missioni. Fucker, fucker. I don't speak English. I win, you know. I win, you know. Ah. Understand. Sì, I win, you know. Bye. Your mother and your sister working in the marketplaces. No, don't my mother, your mother and your sister. Bye bye, loser, 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 loser. Come avete potuto sentire, la gente non sportiva manda a fanculo mia madre e me o qualcosa del genere. Comunque ho sentito dire tante volte madre, fuck you e altre robe. Per lo più saranno anche dei ragazzini, perciò. Però intanto ho vinto io. Benissimo. Sono ancora più contenta di aver vinto. Io che sono sportiva, stavo dicendo, anche se in un inglese molto sbagliato, buon gioco a tutti, good game. All gamer, che è detta malissimo, perché io l'inglese non lo so, però sono una persona sportiva. Sto qui ogni volta che giocava mi mandava a fare in culo. Bravo, complimenti. Tanto è perso, io ho vinto. Ah, che gente stupida. Ragazzi, sono tornata. Cosa facciamo? Continuiamo con l'online o la storia? Anche perché sono le 11:20, dovremo entro mezzanotte meno qualcosa portare Iago, eh. Cosa facciamo, ragazzi? Attendo un vostro consiglio. Portiamo? Sì, portiamo. Faccio ancora online o la storia? Ma fatemi un nervoso di campo quel cretino che mi ha offeso, che mi tremano le mani e lo prenderei a schiaffi finché non gli divido gli atomi nel corpo. Mongolone. Del cazzo. C'è una macchina qui sotto, ragazzi. C'è un veicolo, c'è qualcosa? Non si riesce a vedere. Ma dimmi te, sto rotto bastardo di merda, se mi riviene in mente che mi ha offeso. C'ho nervoso addosso, Diocampa, te lo giuro, lo prenderei a pizze, Diocampa. Lo prendo a pizze finché non diventa di nuovo degli atomi, li scompongo e li ricompongo in modo che diventi un essere umano utile e intelligente, non un coglione come quello che ho appena parlato. Però va bene, ora mi calmo. Ho le mani che mi tremano dal nervoso. Imbecille, non smettevo un attimo di offendere. Io non so se nella chat si è sentito. Ah, devo togliermi da CEO, giusto, scusa, sto ragionando. Ritirati. Proprio un coglione era, proprio un coglione, Dio santo. Quello lì salta sui razzi, cazzo, quel culo ci salta. Imbecille. Che cretino, che stupido, che demente, Dio santo. No, la moto, signore e signore, la moto! E vabbè, signore, grazie comunque del passaggio, è stato molto bello. Prenderò questo veicolo. Che stupido, se mi riviene in mente. Ah, che pazienza che ci vuole con gli stronzi. Tanto andiamo al casino, ragazzi. Cinque chilometri, porco due.
Ma chi ne è? Va sputi, cazzo. Aspettate, voglio vedere. Vabbè, niente, ci vuole il wifi oppure che salta tutto. Dove trovare le chiavette audio in GTA? Guardiamo se regge, ragazzi, eh. Ve lo giuro, mi ha fatto venire un nervoso quel cretino, porco due. Aspettate, ragazzi, eh. Dove trovare le chiavette musica in GTA 5? Quando lo trova sono diventata di nuovo vergine. Ha cercato solo la parola 5, ragazzi, Google di merda. Dove trovare le chiavette musica GTA 5 online? Ok, forse ha trovato qualcosa. Ma vai a cagare, pirla. La vostra sala giochi. La mia sala giochi dov'è, scusa? Ah, sarebbe quella dove c'ho il garage? Qui c'è scritto la vostra sala giochi. Posizione 2 il vostro nightclub. Posizione 3 terrazza del casino. Posizione 3 officina raduno. Campo, ma è impossibile. Terrazza del casino. E tanto ci volevo andare. Proviamo, dai, ragazzi. Andiamo al casino. Sala giochi? E c'era già anche te. E allora me la prendo nel culo, non potrò mai avere. Non può più fare sala giochi. Strano. Vabbè, la terrazza del casino sì. Quindi te qui. Ragazzi, a voi vi torna parcheggio, non perché. Ritorna meglio che io giochi di pomeriggio, di mattina o la sera. Non tutte le risposte vanno bene, però io di conseguenza pomeriggio, prendi un elicottero, c'è ragione anche te. E la vedi se trovo qualche auto carina da portare a vendere, visto che non c'ho soldi. Qualche auto carina. Hai ragionissimo te di prendere un elicottero, però ora frego un'auto qui. Certo, c'è pieno. Guarda, no, anzi che non ce n'è una! C'è! No parole. Oddio, ce n'è due. Merda, tra l'altro, vero? Ah, ora sono apparsi, erano buggati. Sono tutti a schifo al caso. Tranne qui, no, fa schifo anche qui. Devi andare, grazie Alex, spero che tu non ti sia troppo rotto le palle. Grazie davvero, sei stato iperutile. Buon gioco, buona serata, buon qualsiasi cosa tu farai. Sei di pomeriggio, cercherò di fare degli orari che possano tornare comodo. E la mattina in effetti io non gioco. Grazie ancora e buona serata. Mi sembra che ti ho già aggiunto come amico, aspetta che controllo. Azione attente. Sì, ti avevo già aggiunto, perfetto. Grazie davvero ancora, tanto ora stacco anch'io. Probabilmente te il sabato sera te ne andrai in giro. Oddio, questo sabato nemmeno noi ci siamo. Però semmai domani pomeriggio cerco di giocare e ti metterò un orario comprensibile. Grazie ancora davvero di cuore. No, una stella, porca di quella cagata. Che una stella, no? Magari se li porto prima. Rimane la stella, ma non c'è uno sbirro vicino che mi stella.
Magari qualcun altro fa così. E continua a modificare auto su auto. Quanti soldi c'hai di casa? Ok, così no, io volevo la vostra sala gioco. La prima chiavetta si trova nella vostra sala gioco, prescinde dal posto in cui l'abbiate comprata. Andate quindi sul banconote del bar della vostra. Ma io non ce l'ho davvero. Il vostro Red Club, ma non ce l'ho. Grazie del fatto. Another bum, man. Okay, the funny thing is, did Dream guy in her head? Wouldn't even step over to take a leak. By upgrading to VIP status. Just purchase a penthouse and you'll be a member of an exclusive party of people just like you. Rich and ready to party. See you again soon. Something else I can do for you? Okay, so what's your goodbye. Non ho capito. Allora vado un attimo a vedere se davvero come dice qui. No! Oh! Terrazza. Per la terza che avete andate direttamente sulle terrazze del casino. Consiglio di usare oppressor, un elicottero per fare la svelta, oppure usa l'ascensore casino. Arrivate sulle terrazze, cercate dove ci sono il gazebo con i tavoli coperti. Il terzo all'ingresso avrà una chiavetta USB rossa appoggiata sul tavolo. Gazebo, eccolo qui. Il terzo all'ingresso avrà una chiavetta. Eccola qui, trovata ragazzi, eccola lì. Raccogliere la chiave. Oh, Circolo Records, blu e P. Gli altri non li potremo raccogliere perché officina autoraduno. Per concludere velocemente questa caccia al tesoro, direte all'autoraduno e andate dove c'è l'officina per modificare. All'autoraduno è l'LS. Perfetto, ci possiamo andare. Qui lo puoi fare anche te. All'LS, hai sbloccato una nuova playlist. Entra in un veicolo e se... Vai all'LS, l'autoraduno, è lì un'altra pennina. Vedi? Io campo, dove fai il tuning? Ce n'è uno di LS nel gioco. I raduni di tuning. Deve andare lì, l'autoraduno, e andare dalle terrazze del casino. Veicolo che posso rubare, ma manco per il cazzo di mia sorella. Ok. All'auto raduna andate dove c'è l'officina per la modifica delle auto. Vedrete un bancone da lavoro. Ok, andiamoci su. E poi spazio. Era una bella prima, poi. Mi piaceva meno. Mamma mia, ma
Vabbè. Vediamo un po' se funziona la chiavetta appena trovata. Sama Abulda Abuladi. Questa è la musica che abbiamo appena trovato. Questa è la musica il disco che abbiamo appena trovato. Ora sono spawnate le mani. Scusa, voglio sapere quanto viene sto lavoro qui. Viene due posti. Ok, andiamo là. Andiamo a prendere l'altra chiave. Mettere la musica. No, la musica che trovi, io ho trovato questo, è un attimo. Niente. Poi, come ha detto Alex Pro Play, modificheremo la Death Race of Death. Però io se non ho l'officina, se voi avete l'officina e se avete la sala giochi, se avete il Night Club, trovate anche gli altri 4 punti. Io non le ho, perciò so. Entra, te lo faccio vedere. Ci sei anche te, sono nello stesso server. Puoi entrare con l'auto con questo. Dammi il tempo di andarmene. Questo veicolo invece potrà entrare. Lo rubo se dobbiamo andare all'auto officina dove modificano dentro. Stile, scendi piano, azione e se fai A, intanto gira e inquadrati, fai A. A, è lì, sta arrivando, dobbiamo trovare l'officina. Bella, porco due, guarda un po'. Eccoti qui, ti vedo. Vieni. Sto passando davanti. Vieni. C'ho da fare, voglio la pennina, però ok. È la tua? Quella verde? Bella, cazzo. Guarda roba, questa è la macchina di tuo padre. Siamola. Qui davanti alla macchina, fantasmina di tuo. Ok, no, fermo. Facci davanti. Bellissimo. Tanta roba. Bello. Ma vieni con me adesso, andiamo a cercare la porta. Dobbiamo trovare l'officina. Sì, dobbiamo dire le auto. Dai, aspetta, vabbè. Later then. Questa? Eccola qui la chiavina, in cima. Raccogli la chiavina. La lì rossa, bravo. Black MP. Ora ne ho trovate due. Le altre. Te ce l'hai la. Tu. Tu c'hai la sala giochi, no? Ah, se avevi anche la sala giochi Night Club la hanno trovate tutte. Io ne ho trovate due. Bravo amore. Adesso. Dove vai adesso?
vai a casa. Ah, io volevo vedere i tatuaggi e i vestiti. Tatuaggi. Guardi le macchine, anche io dovrei fare qualche foto per Instagram, però vabbè, vengo a vedere due macchine con te, poi lo faccio. Dove sei i tatuaggi? Ah, ok, bravo. Vediamo un po' che prezzo. Minchia, mi sono mutata. Braccio sinistro, minchia, ma c'hanno dei prezzi improponibili. Sono alti, c'ha ragione. Sono belli perché anche guarda che bello questo. Beh, c'è il teschio. Io ho già questo, guarda che bello sul braccio, il motociclista. Questo è già mio. Quello lì. No, questo sul braccio, con la moto è già mio. Ma sono bellissimo. Dove? Ma perché ce l'hai già? Ah no, se no. Ah, oddio. Something unique. Out of a catalog. No, mi a zero c'è niente, cazzo. A zero c'è. That's a cool one. Succhia benzina. Come see us again. That's a masterpiece. I'm good. I'm using this money for drugs. Some award-winning art in there. Momento anima bruciata teschio sfortuna ma per l'amor di Dio radio dai tu non sei di te sfortuna cosa funera funebre ma col cazzo battesimo di c'avevo io fortuna c'è scritto anima bruciata battesimo di Thanks. I need the cash. Oh, non si riporta sfiga, oh cazzo di culo. Mi piace. Vai, free. Non è perché ho ufo. Gamba destra, ma c'è già il dragone che mi piace. I've done all these 100 times. I'm good at è che ti dà tanto. Ho fatto un abbonamento, dovresti regalarmi anche qualche tatuaggio, signorina. Demone motociclista. Ah, l'aquila che ti piace. Manco in galera. Ah, però non c'è Can't go wrong with any of these. Avvoltoio mietitore. No refunds. That's a good intera. Niente. Ah, c'ho questo sulla schiena, cazzo, più bello il mio dragone. Mi lascio un po'. Your body is a canvas. Pick some art. Be good. Ok, fatto. Quando è fatto te andiamo a vedere
facciamo una cosa per Twitch e per Instagram. Andiamo a vedere le stelle. Ma dobbiamo spingere, dobbiamo fare una gara, no? Ho detto che volevamo spingere, però se vuoi fare una gara conta che è mezzanotte, no, 11:30. Ah, è tutto bloccato, raggiunge il livello 55 dell'occupazione, porco due, non comprare niente. Non ti pagano un cazzo. Ma mi puoi invitare se vuoi. Ah, invito. Formula 1.